Sono passati soltanto pochi giorni da quando vi ho parlato di una mia interrogazione presentata al Ministero dei Trasporti sul futuro dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, interrogazione su cui tornerò più tardi. Ma prima mi preme replicare ad alcune dichiarazioni davvero inquietanti, oserei dire tragicomiche, del governatore Emiliano proprio sull'aeroporto Gino Lisa. Lunedì scorso egli infatti ha affermato, ve lo leggo per essere molto precisa, che il Gino Lisa è stato ricostruito da zero dalla regione. E ora aspettiamo che siano i foggiani che vogliono volare da Foggia. Ecco, già con questa affermazione egli lascia intendere che non vi sia una forte volontà radicata sul territorio di rendere pienamente operativo lo scalo foggiano, che non sia dunque una sua responsabilità, ma che anzi la regione abbia fatto tutto quanto in proprio potere per poter garantire i voli dal Gino Lisa. Siamo proprio sicuri che sia andata così? Innanzitutto, fa un'affermazione molto imprecisa perché parla di ricostruzione da zero ad opera della regione, quando in realtà i soldi utilizzati per finanziare i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto erano 14 milioni di euro di fondi europei. Nessun regalo dunque dalla regione, il Gino Lisa non ne ha mai beneficiato. Dice anche però che le compagnie devono essere richiamate dai biglietti, come se adesso i foggiani potessero recarsi da qualche parte ad acquistare un biglietto per poter volare dal Gino Lisa. Perché? Perché è vietato finanziare i voli. Questo configurerebbe l'ipotesi di aiuti di Stato che sono vietati dal nostro ordinamento. Beh, su questo in effetti Emiliano non sbaglia e lo sa bene, perché già in passato era stata avviata un'indagine, poi conclusasi con l'archiviazione, ma non ci interessa della vicenda giudiziaria, che riguardava il finanziamento ad opera della stessa Regione Puglia e di ADP, società gestita pressoché interamente proprio dalla Regione, nei confronti della compagnia di voli low cost Ryanair, che dal 2009 al 2019 avrebbe ricevuto qualcosa come 170 milioni di euro di contributi diretti o indiretti per campagne pubblicitarie, ma in realtà lo scopo ben preciso era proprio finanziare i voli a partenza, guarda caso, non certamente dall'aeroporto di Foggia, ma dagli aeroporti di Bari e di Brindisi. Quindi gli aiuti alle compagnie interessate alle tratte dagli scali aeroportuali pugliesi si possono dare purché non si parli dell'aeroporto Gino Lisa, perché allora sì che sarebbe illecito finanziare i voli. Ma dice anche, sempre il governatore Emiliano, che con un escamotage si è riusciti a far aggiustare l'aeroporto con soldi pubblici. Ecco, qui torna il tema della mia interrogazione. Emiliano fa riferimento in questo passaggio al nulla osta della clausola SIEG, clausola con la quale l'aeroporto Gino Lisa è stato dichiarato sito di interesse economico generale. Da chi? Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allora guidato dal ministro Danilo Toninelli. Questa fu una precisa richiesta della rappresentanza parlamentare tutta foggiana, che si attivò per chiedere il SIEG per l'aeroporto Gino Lisa, cosa che ottenne nel 2019, con quale scopo? Questo lo mette nero su bianco proprio il ministero in una nota di febbraio del 2019 che ho qui con me, indirizzata ad Aeroporti di Puglia e per conoscenza anche all'ENAC. Il ministero scrive di condividere tutte le funzioni di interesse pubblico legate ovviamente allo scalo aeroportuale foggiano, in merito alle attività di protezione civile e soccorso, oltre che per le esigenze di mobilità del territorio foggiano, caratterizzato dall'esistenza di aree interne con gravi carenze di accessibilità in relazione alle altre modalità di trasporto che ne pregiudicano lo sviluppo economico e sociale. Il Ministero dunque è chiaro, si devono verificare entrambe le condizioni. All'aeroporto Gino Lisa deve esserci una base operativa strategica della protezione civile regionale, ma devono esserci anche dei voli civili, perché i cittadini foggiani non sono diversi dai cittadini pugliesi e del resto d'Italia e devono poter avere lo stesso diritto alla mobilità. Eppure così non è stato, perché abbiamo visto qualche mese fa il governatore Emiliano inaugurare la sede operativa della Protezione Civile a Modugno e quindi ancora una volta non a Foggia, venendo meno agli accordi intercorsi 2 anni fa con lo stesso Ministero dei Trasporti. E abbiamo visto Emiliano pronunciare parole inaccettabili verso la qualsiasi prospettiva di voli civili per lo scalo aeroportuale foggiano. Io credo che Foggia meriti ben altre risposte e meriti che siano mantenuti gli impegni che vengono puntualmente presi in campagna elettorale e poi disattesi.